lasciare la parola a lei per le conclusioni. All'insignito. Grazie. Ammetto di essere un po' emozionato. Beh, innanzitutto, Presidente, un grazie a lei e al Consiglio di Amministrazione della Famiglia Vaslesia per il riconoscimento della Pannocchia di RIS 2023 alla mia persona. Un ringraziamento alle autorità, agli amici, ai conoscenti, ai colleghi che hanno voluto stamattina partecipare a questa cerimonia. Che dire? Ma io penso che il mio percorso di carriera sia stato condizionato dal mio carattere, che è stato ricordato anche da altri come determinato, volitivo, votato al sacrificio pur di raggiungere gli obiettivi, e dall'incontro di due grandi imprenditori, dell'incontro con Leo Carrà, il papà di Paolo e di Guido, e di Francesco Sempio, e che intendo condividere con loro il riconoscimento della Pannocchia del 2023. Leo Carrà. Leo Carrà è stato il mio presidente al Consorzio Interregione durante la mia permanenza. Quando arrivai al Consorzio Interregione, il Consorzio Interregione aveva pochi soci e conferimenti molto modesti. Dopo pochi mesi, Leo Carrà fu eletto presidente dell'Associazione Agricoltori e di conseguenza del Consorzio Interregione. Carrà, imprenditore volitivo, sindacalista rigoroso, aveva una visione del suo ruolo veramente molto importante e credeva fortemente nell'associazionismo. Grazie alla sua visione strategica e la mia operosità, la mia determinazione, costruì in pochi anni un consorzio di interregione molto importante che divenne una la più importante realtà del settore agricolo. Attirammo centinaia di nuovi soci ed i conferimenti aumentarono sino a raggiungere le 50.000 tonnellate di riso all'anno. Un successo. Francesco Sempio. Beh, sono circa 40 anni che collaboro con Francesco. Nel 94 mi nominò amministratore delegato di Euricon, incarico che mantengo tuttora grazie al fiducia di Francesco e del figlio e dei soci. E Francesco, che dire di Francesco? Un imprenditore coraggioso, illuminato, estremamente puntiglioso, che mi ha donato in questi anni della sua vicinanza, dei suoi suggerimenti, dei suoi consigli e del suo esempio. Quindi questa pannocchia di riso, come ho detto, la intendo condividere con Leo Carrà alla memoria e con Francesco Sempio. Grazie, grazie di tutto. Grazie, grazie a tutti voi. La famiglia Vaslesia dà appuntamento al prossimo anno per un nuovo insignito. Vercelli sa esprimere tantissime cose e quindi di problemi non ne ho.